In his grand design, nel suo grande disegno, quando Dio creò l'uomo, creò una dualità di sessi. Le nobilitanti espressioni di quella dualità si trovano nel matrimonio. Un individuo è complementare all'altro. Come dichiarò Paolo, nel Signore né la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna. L'uomo e la donna sono sue creazioni. La loro dualità è il suo progetto. L'uno senza l'altra è incompleto. Riconosco che ci sono molte donne meravigliose tra di noi che non hanno avuto la possibilità di sposarsi, ma anch'esse portano uno straordinario contributo. Ci sono uomini che, spinti dall'arroganza, pensano di essere superiori alle donne. Sembrano non rendersi conto che non esisterebbero neanche se non fosse per la madre che ha dato loro la vita. Ogni donna è una figlia di Dio. Non potete offendere lei senza offendere lui. Le donne della nostra vita sono creature dotate di qualità particolari, caratteristiche divine, che permettono loro di provare gentilezza e amore per chi le circonda. Possiamo incoraggiarle in questo se daremo loro la possibilità di esprimere i loro talenti e impulsi racchiusi dentro di loro. Nella nostra età avanzata, la mia amata compagna una sera mi disse tranquillamente: «Mi hai dato le ali per volare e ti ho amato per questo». Le donne sono una parte necessaria del piano di felicità che il nostro Padre Celeste ha preparato per noi. Il piano non può funzionare senza di loro. Quanto sono grato, quanto dovremmo esserlo tutti per le donne della nostra vita. Dio le benedica.